Amici dell'Orienteering, ben collegati con Imer, ci troviamo al centro della Valle di Primiero per una 2 giorni di Orienteering, ma anche di sport, di attività all'aria aperta, fantastici. Al mio fianco un orientista doc che fra l'altro tra poco gareggerà, Antonio Loss, che è l'assessore allo sport di Imer. Dicevamo 2 giorni incredibili, fantastici, il cielo, il tempo ci sta aiutando, questa è la capitale dello sport d'orientamento, oggi e domani. Sì, Imer è il primo paese della Valle di Primiero entrando e ha da sempre una tradizione dell'orienteering e quest'oggi ha il piacere di ospitare anche in occasione del 30° anniversario di fondazione del gruppo sportivo Pavione, che è la società che organizza questa manifestazione, questa 2 giorni di orienteering a Primiero. Vedremo poi coinvolti anche i comuni di Mezzano, di Transacqua. In questa valle l'orienteering ha una forte tradizione. Sì, una tradizione, dicevo prima, trentennale, siamo stati, è una realtà che da sempre ci vede leader del settore e quindi abbiamo anche potuto esprimere non solo a livello agonistico la nostra capacità orientistica, ma anche a livello organizzativo. Già nel 2009 l'organizzazione del campionato mondiale junior e poi lo scorso anno invece il campionato mondiale studentesco, ovviamente il tutto nella vallata di Primiero in collaborazione con l'Unione Sportiva Primiero. Orientisti presenti oggi e domani, tante opportunità non solo sportive di Mer. Non solo sportive, sì, abbiamo lo sport, abbiamo una pista di fondo, quindi siamo ancora in ambito sportivo, ma anche attività culturali che si svolgono durante tutte le 4 stagioni. Abbiamo infatti degli eventi denominati notte di stagione, dove ogni primo giorno di stagione appunto c'è così un saluto alla nuova stagione che entra con dei concerti, ma non solo, anche un progetto chiamato Sentarte, dove delle panchine artistiche possono essere la sede di riflessioni e quant'altro uno possa riscoprire all'interno del nostro territorio, del centro storico di Imer. Entriamo nel vivo della manifestazione, andiamo allora a vedere cos'è successo nel campionato Trentino e Veneto Sprint. Non c'è solo il bosco fra gli ambienti dove si può praticare l'orienteering. Il gruppo sportivo Pavione ha utilizzato come campo gara i centri storici di Imer e Mezzano, già teatro della prova sprint dei campionati mondiali junior del 2009. Come da pronostico, i primi erotti hanno fatto da padroni nelle categorie assolute con la vittoria in campo maschile dell'atleta di casa Manuel Negrello. Oggi ho fatto una gara pulita, corsa abbastanza bene, sono soddisfatto della mia gara. I concorrenti erano molto agguerriti, molti atleti della valle e anche di fuori, è stata una bella gara. Correre in casa può essere un vantaggio, però a dire la verità io non ho quasi mai corso sulla cartina questa Mezzano Imer. Quindi è stata una cosa nuova, particolare, sono contento. Manuel che abita qui vicino, è sicuramente in forma, ha iniziato molto bene quest'anno, l'abbiamo visto nei cross, nelle gare di corsa che ha fatto, quindi complimenti a lui, ha vinto con merito. La gara è andata bene, pulita, era molto scorrevole, un tracciato veloce che non mi favorisce, però sono comunque riuscito a conquistare questo titolo veneto, il primo dell'anno, quindi sono soddisfatto. All'Alto Tesina, Christine Kirchlechner, il successo nella massima categoria femminile, davanti ad un'altra orientista di casa, la giovane Nicole Scalette, che si è aggiudicata così il titolo trentino. Nel 2009 Nicole gareggiava con la nazionale azzurra giovanile. Avevo corso qua per i campionati mondiali junior, anche se non era andata molto bene, però ho sempre dei bei ricordi. Ho notato che la mia forma adesso è un po' migliorata dopo alcuni anni e quindi è un segnale positivo. La neocampionessa veneta è invece Federica Anedda, veneziana di Mira, ma anche lei visitatrice frequente della valle. Primiero è uno dei posti più belli dal punto di vista orientistico, secondo me. E infatti abbiamo fatto nella stessa cartina degli italiani sprint una decina d'anni fa, probabilmente.
e in più un po' di anni fa abbiamo fatto le gare di contorno dei mondiali giovanili e quindi insomma i posti sono bellissimi, basta vederci intorno, insomma è stupendo. Ma c'è anche chi è venuto da molto più lontano per partecipare a questa competizione, come un ex campione italiano tornato apposta dall'Inghilterra, ecco il perché. È uno spettacolo di cui non si trovano simili in giro, è sempre un piacere tornare a quello, a queste parti. Uno stadio naturale è storico per noi dell'Orientini qua in Primera, ogni anno si torna sicuramente per una gara importante. 11 anni fa mi ricordo un weekend di campionati italiani sprint junior in cui ho vinto proprio qui a Mezzano. Non è una novità che più regioni confinanti si mettano insieme nell'organizzare un campionato con mappa e bussola. Pensiamo che alzare il livello dei partecipanti, quindi avere più partecipanti competitivi, serva anche ai nostri ragazzi per confrontarsi con i migliori a livello nazionale, o quasi tutti i migliori a livello nazionale. Questa è l'idea di base e oggi abbiamo visto che con 450, credo, concorrenti, primo obiettivo è stato raggiunto. Condividiamo territori, condividiamo cartine ed è bene che ci sia un continuo movimento di atleti da una zona all'altra. L'orienteering è uno sport che porta la gente in zone diverse, che porta la gente a correre e che fa anche turismo, quindi ci teniamo ad avere delle sinergie tra una regione e l'altra, questo è un valore. Anche grazie ai suoi centri storici la Valle di Primiero si è confermata dunque ancora una volta location ideale per l'orienteering, oltre che fucina di grandi atleti. C'è un grande ambiente, la tradizione ormai è molto consolidata, quindi anche a vedere, cioè vedi qualcuno che fa orienteering in giro nel resto d'Italia dici cosa sta facendo, mentre qua è normale, diciamo, è lo sport di casa, per cui credo che il lavoro fatto qui sia molto molto buono e si sta allargando in tutta Italia, un po' alla volta ci arriveremo, diventeremo uno sport più grande, sempre di più. Nello sport dei boschi non ci sono però solo campioni, ma anche tanti giovani che si cimentano da poco con bussola e cartina. Il percorso era molto bello, semplice, non c'era tanta tecnica, era veloce, insomma, pratico. Il bosco permette anche di scoprire le tue abilità, mentre in città non è necessario essere dei veri campioni per orientarsi. Mi è piaciuto, faccio corsa anche, era un modo per correre pensando. E dopo il campionato trentino e veneto sprint, eccoci con Mirko Orsinger, che è il presidente del comitato di promozione turistica e culturale di Mezzano, a Mezzano appunto perché questo comune è stato protagonista nella partenza appunto della gara del sabato. Il nostro paese a 640 metri d'altitudine, in mezzo alla natura, e soprattutto da alcuni anni a questa parte, circa tre, si è inserito nell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che ci danno uno stimolo ulteriore a fare bene, a veicolare e promozionare il paese per gli ospiti affinché possano soggiornarvi per periodi brevi ma anche belli lunghi, venire a vedere il paese, respirare aria buona, vedere le nostre caratteristiche di architettura. E approfitto per parlare del nostro la nostra importante rassegna che è Mezzano Romantica, una rassegna in cui si sposano architettura, manifestazioni, musica, rappresentazioni teatrali, e uno di questi segni è la mostra Cataste e Canzei, una rivisitazione in chiave artistica dell'antica tradizione propria del nostro paese di accatastare la legna da ardere per gli inverni lunghi, per gli inverni anche freddi, e che da tradizione è diventata un'opera d'arte. E potrete vedere anche attraverso le immagini alcuni scorci di questa rassegna, ma soprattutto venite a vederla di persona.
Quindi abbiamo capito Mezzano che ha una connotazione turistica sicuramente, ma anche culturale. La primavera è sbocciata a tutti gli effetti, dunque l'invito è rinnovato a venire qui a Mezzano. Andiamo nel prossimo servizio a vedere cosa è successo nella prima prova di Coppa Italia. Quasi 800 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in cerca di lanterne nel territorio del comune di Transacqua, ai piedi delle pale di San Martino, patrimonio UNESCO. Scenario completamente diverso rispetto al primo giorno. Stavolta il terreno di gara è stato quello dei boschi di Caltena e San Giovanni, sui percorsi predisposti dal tracciatore Piero Turra. Quest'anno è stata una primavera particolarmente fredda, e perciò la neve è rimasta nel terreno di gara. Abbiamo dovuto modificare i percorsi all'ultimo momento perché alcune zone non erano praticabili. La cartina è piuttosto varia, perciò si alternavano zone a bosco alpino, zone con boschi un po' più fitti, e penso che tecnicamente sia valida, insomma. Direi un grandissimo inizio. Intanto finalmente è arrivata la primavera e poi i grandi numeri in una location splendida quale questa qui a Transacqua, in Fiera di Primiero. Tra le donne la più veloce è stata ancora una volta la sudtirolese Kirk Lechner, la mamma volante dell'orienteering italiano. La prima gara è sempre una cosa un po' speciale, e comunque la stagione è appena iniziata, vedremo come va avanti. Sul terzo gradino del podio sale un'altra altoatesina come Johanna Murer, mentre la primierotta Nicole Scalette è nuovamente argento. Non si deve mai dare niente per scontato, però sì, ovviamente c'è un po' di vantaggio perché si è più abituati a correre in questi tipi di boschi rispetto agli altri concorrenti. In campo maschile la prima prova di Coppa Italia è andata all'atleta di casa Manuel Negrello, davanti all'italo-russo Mikhail Mamliev, che aveva fatto registrare il miglior tempo a metà gara. Al terzo posto un atleta abituato ai podi nazionali, come l'esperto Alessio Tenani. Sapevo che sarebbe stata molto molto dura per me. Il terreno non è dei più adatti, però per fortuna l'esperienza mi ha fatto correre in un modo tecnicamente pulito, e alla fine è uscito un podio, non dico insperato, perché ormai nelle gare nazionali cerco sempre di dare il mio meglio, però che mi rende particolarmente felice perché ci sono tanti altri, diciamo, concorrenti più adatti per questo tipo di gare. Gli 800 orientisti hanno gareggiato divisi in una trentina di categorie. Ad aggiudicarsi quella riservata agli over 70 è stato il veterano dei boschi Ernesto Rampado. È 35 anni che faccio questo sport qua e c'ho da sempre presidente di società, adesso prima col gruppo orientisti Bolzano, adesso da 20 anni col Terlane orientismo. Sono sempre tanti giovani che porto a fare le gare, ecco, tanti miei giovani, bravi, speriamo che continuano anche loro così come ho fatto io. A prendere in mano la bussola e la cartina c'era anche un illustre rappresentante dello sport provinciale. Volevo riavvicinarmi a questo sport che avevo conosciuto, seppure mai praticandolo con grande convinzione in altri tempi, però è uno sport che mi piace molto, è molto bello, molto, come dire, molto dolce anche, no? Perché ha un vantaggio, dover interpretare una cantina ti fa, come dire, ti attenua l'ansia sulla corsa, no? Perché l'attenzione è sulla cartina, per cui questo è molto, molto interessante. Per gli atleti della Nazionale Azzurra, la due giorni del Primiero è stato il primo vero importante banco di prova della stagione, che culminerà in estate con i Mondiali di Finlandia. È la prima prova, si sta uscendo dall'inverno e sono così le prime sensazioni, sono contento di come sia andata, sono contento del clima, della voglia di fare, sono
delle conferme e sicuramente sono degli atleti ancora un po' in ritardo di preparazione, quindi siamo solo all'inizio, insomma, però mi sembra che qualcuno abbia già dato dei buoni segnali di aver voglia di far bene. Abbiamo già iniziato la stagione particolarmente presto, in gennaio in Nuova Zelanda, abbiamo fatto dei round di Coppa del Mondo, poi abbiamo avuto diverse gare internazionali in Turchia, poi in Portogallo e dopo in Slovenia. E adesso inizia il periodo scandinavo, avremo gare importanti in Svezia e dopo in Finlandia, che sarà un po' il trampolino per fare poi anche i campionati, diciamo, del mondo, che saranno in luglio in Finlandia e sarà un po' l'evento clou della stagione, e l'avvicinamento proprio comunque prevederà gare di selezione direttamente in Scandinavia per arrivare il più preparati possibile. Molti guardano già al prossimo anno, dato che nel 2014 l'Italia avrà per la prima volta l'onore di ospitare i mondiali assoluti di corso orientamento. Già la domenica prossima saremo in Emilia Romagna ai Boschi di Carrega con un altro campionato italiano, e poi tutta la stagione sarà assolutamente importante perché, come noto, nel 2014 noi ospiteremo il campionato del mondo assoluto e quindi tutta questa stagione sarà in assoluta proiezione per il 2014. Per tanti sarà l'evento clou della carriera, cercheremo di arrivare il più pronti possibile per dare comunque il meglio per tutto il movimento. In tanti ci credono, da un lato c'è tanta pressione, dall'altra c'è la consapevolezza che qualcosa di buono siamo riusciti a fare e proveremo di farlo ancora meglio, magari anche un po' concretizzandolo nel momento giusto. La due giorni di orienteering in Primiero ha confermato per l'ennesima volta la forza organizzativa del gruppo sportivo Pavione di Imer, società storica che taglia proprio quest'anno un importante traguardo. E noi come gruppo sportivo di Pavione festeggiamo quest'anno i 30 anni di attività. Diciamo che abbiamo iniziato nell'82 con 4 gatti, come tutte le società. Adesso siamo un bel gruppo, quest'anno siamo quasi 90 iscritti tesserati alla FISO. Non facciamo solo orientamento, facciamo anche altri sport, però diciamo è l'orientamento il nostro cuore. Nel tempo, diciamo, ci sono stati anche risultati di rilievo, ricordo Carlo Rigoni che è andato in Fiamme Gialle, Dennis Dalla Santa lo stesso, Emiliano Corona che è ancora attivo e corre come corpo sportivo forestale, e tanti altri che ci sono o che sono ancora adesso in nazionale, insomma. Ci crede la politica, ma soprattutto ci credono sponsor, ci credono i volontari. Ne abbiamo tantissimi che fanno delle cose straordinarie. Trentino è un villaggio sportivo globale, no? Ecco, poi tutto questo ci porta ad avere anche dei grandi campioni, perché siamo molto orgogliosi anche di questo. Con Pietro Pradella, il vice sindaco del comune di Transacqua, eccoci qui a concludere questa due giorni fantastica di orienteering qui nel Primiero. Allora, Transacqua, si è divertita? Sì, è stata una bella giornata, soprattutto una giornata di sport, dove gli atleti hanno potuto visitare la nostra zona, e questo è un bellissimo abbinamento anche perché lo sport si può portare anche a conoscere varie realtà del nostro territorio trentino, e oltre che il divertimento anche c'è una conoscenza, un'amicizia che si forma anche non solo fra atleti ma anche fra persone che collaborano alle varie manifestazioni. L'abbiamo visto nelle immagini, un territorio davvero fantastico. Quali sono le caratteristiche appunto di Transacqua? L'artigianato molto, molto fiorente, abbiamo anche l'agricoltura che ci aiuta alla conservazione e al mantenimento del nostro territorio per poterlo offrire in modo molto bello anche ai turisti che desiderano frequentare la nostra zona, e noi siamo onorati anche, oltre che voi la possiate vedere non solo in televisione ma anche di poterla visitare e toccare con mano le nostre bellezze di questo meraviglioso territorio. Venite qui a Transacqua, visitate questo territorio perché veramente è fantastico. Salutiamo allora gli amici che ci hanno seguito da casa per questi due giorni, un arrivederci da questi posti e soprattutto un arrivederci con l'orienteering.
scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.